Yahidne, Chernihivska Oblast, Ucraina. Mi trovo all'interno del lager in cui le truppe rasciste hanno tenuto prigioniere 370 persone in condizioni disumane. Qui stavano 137 persone qua dentro, soltanto qua dentro, 137. Dmetro ci sta raccontando che in questa stanza sono morte 10 persone. Le persone erano costrette a dormire accalcate per terra, una sull'altra, o su queste porte addirittura. Poi si sono preparate queste porte, messe sopra dei mattoni per cercare di far stare almeno le donne o i bambini. Sono morti soffocati alcuni, non ce la facevano più. Non c'era il bagno ed è davvero difficile anche solo camminare in questo posto, perché qui è tutto bucato, il pavimento è tutto bucato. Uscivano topi dappertutto, anche lì potete vedere. Queste persone hanno dormito sulle sedie con i bambini in braccio e hanno fatto i loro bisogni. Vedete che qua si solleva tutto in dei secchi, che adesso io accendo una torcia perché qua era tutto buio. Questi sono i disegni che facevano i bambini e le scritte che facevano anche gli adulti per segnare i giorni. La maggior parte delle volte Valeria ci sta spiegando che il cibo consisteva in metà di questo bicchiere, di una specie di zuppa, metà bicchiere una volta sola al giorno, ciascuno. I moribondi, le persone che stavano per morire, venivano portate prima qua, su queste sedie. Scrisegnavano qua il numero delle persone e ogni giorno ne toglievano uno quando moriva. Nessuno di queste persone che era qua dentro pensava che avrebbe potuto sopravvivere. E lui tutta napisala incisere, da incisi. E ім'я, хто тут перебував, на випадок, якщо нас. Vedete questo numero? 37 persone qui, di cui 9 erano bambini. Questa è una stanza piccolissima. Щоб не втрачати тут часу. Qua invece una signora che era già un'educatrice dei bambini in questa scuola, a un certo punto ha iniziato a fare questo calendario qua. Per non perdere il tempo, ha iniziato a fare questo calendario. Це люди були розстріляні в нашому населеному пункті, але це тільки маленька частина, яким коли писалося, це нам було відомо, коли нас вели, що ми бачили, що вони розстріляні, лежать просто на повітрі. Questo è un piccolo elenco, piccolo, di quelle persone che sono state proprio uccise a pistole o a arma, diciamo, nel villaggio. Це безвісти пропавши людина. Questa, per esempio, è scomparsa del tutto. Infatti c'è punto di domanda, cioè è scomparsa. Тут ми бачимо написані прізвища це тих людей, які померли саме в цьому підвалі. Qua invece vediamo l'elenco di tutti i cognomi delle persone che sono morti qua. А це дати, коли вони помирали? E quello 9, 10, invece a 11. fianco sono le date
Quando sono morti? Qui si trovavano 35 persone, di cui 8 bambini. La stanza è ancora più piccola di quelle che abbiamo visto e prima. E non c'è proprio niente. Non c'è nulla. E tra l'altro qui adesso vedete la luce, ma era buio. Sono stati al buio tutto il tempo, in piedi. Tutto gocciolava sulle persone. Tutte le feci, tutto gocciolavano sulle persone. Questi sono i territori occupati. Questi territori sono stati occupati. Ricordiamo che l'Ucraina ne ha liberati più del 50%, nonostante qualcuno in Italia lo metta in dubbio o dica che sono favole, ma ce n'è ancora un 20% del paese che si trova in condizioni probabilmente ancora peggiori di queste. Questa non è il passato, questa è la realtà. Chi viveva qua, in questa stanza o anche nelle altre, tutti avevano un secchio come questo e donne, uomini, chiunque andavano a fare il loro bisogno qua. Questo giornale qua farle leggere a loro, cioè agli ucraini, gli dicevano anche che Ucraina non c'è più, che Zelensky è già scappato, che anche il loro paese è già sotto la Russia, che comunque tutta la disinformazione possibile loro la portavano qua alle persone. E loro dicono che sai, dopo un po' che stai qua, che magari non vedi la luce, che non sai niente, non hai nessuna notizia, quasi quasi anche inizi a credere, perché davvero è così ogni giorno. Guardate qua, alle persone venivano distribuite questi giornali, chiamiamoli così, in cui fondamentalmente veniva spiegato che l'Ucraina era parte della Russia, secondo le tesi razziste, ovviamente, perché la storia è diversa, però qui veniva scritto che questa porzione dal 1918 era parte della Russia, questa dal 1654 e così via. Qui c'erano 27 persone, di cui 5 bambini, 27 persone in questa piccolissima stanza. In questa che non definirei nemmeno stanza, perché poco meno di una cantina, e al buio come siamo adesso, per farvela vedere io accendo la luce, la mia luce, cioè praticamente c'è il posto solo per una sedia, perché così non so se riuscite a vedermi, ma è davvero molto molto piccola, non ha finestre, non ha uscite, non... Qui ci stavano 5 persone e un bambino, con il secchio in cui fare gli escrementi. Per esempio, quando è iniziata l'occupazione, cioè che sono entrati qua, e poi quando, per esempio, sono stati liberati, quando sono arrivati i nostri, cioè gli ucraini, c'è tutto segnato. E qua, soprattutto, c'è scritto Slava Ucraini.